Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi voglio parlare delle 10 strade asfalto più alte d'Europa. Andiamo a scoprire quali sono e dove sono. Tra alcune che ho visitato personalmente, vi metterò le immagini dei video che potrete trovare sul canale, ed altre che spero di poter visitare nei prossimi tempi. Buona visione! Scuso in anticipo per eventuali nomi errati per via di zone austriache, e partiamo con il decimo posto. L'ho ripetuto 100 volte: Edelweisspitze, credo si dica. Un monte situato nello stato federale di Salzburg in Austria, situato a 2571 metri, facente parte degli Alti Tauri. Non l'ho mai visitata, ragazzi, ma sembra essere un posto veramente incantevole nel cuore dell'Europa. Al nono posto troviamo il meraviglioso Col de Nivolet in Italia, che è uno dei più belli, ragazzi, a 2612 metri. Il Col de Nivolet collega il Piemonte alla Val d'Aosta, situato nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, tocca quota 2612 metri ed è soggetto a chiusure invernali da ottobre a maggio ed ha limitazione di traffico la domenica nel cuore dell'estate, soprattutto ad agosto bisogna verificare la possibilità di percorrerlo fino alla vetta. È uno dei luoghi più belli mai visitati, con panorami surreali e pendenze al 14%. In quelle zone limitrofi è possibile visitare anche questa meravigliosa cascata situata a Noasca. Qualche chilometro prima di arrivare sul passo trovate video dedicato sul canale Yomocree. Una 10 minuti di salita si può arrivare alle spalle di questa meravigliosa cascata. Proseguiamo con il passo del Gavia al confine con il meraviglioso parco naturale dello Stelvio, un passo che abbiamo visitato anche questo sul canale, c'è il video dedicato, che si colloca all'ottavo posto. Fantastico ragazzi, ci fermiamo un attimo. Bellissimo ragazzi, siamo sopra il passo Gavia e è stupendo. Hey man, can I take a picture of the bike? Wonderful! Moto Guzzi! Amazing! Amazing! Settimo posto, ragazzi, arriviamo al Col du Galibier, Francia, Alpi Cozie e Alpi del Delfinato, un luogo che rimanda a paesaggi extraterrestri marziali, pendenze del 12,1% e lungo 26,6 km, uno dei più belli, ragazzi. Andiamo a scoprire il Col du Galibier. Bellissimo! Vabbè, ragazzi, è qualcosa di immenso questo passo. Siamo arrivati. Egalité, fraternité, Col du Galibier. To the start to pull.
asfaltata più alta d'Europa è in Italia, più precisamente al confine tra Italia e Francia. Si tratta del Colle dell'Agnello, 2744 metri, non uno dei più belli, ma con un passo davvero con tanta storia che vale la pena visitare. Colle dell'Agnello. Ecco la cima, ragazzi, ultime curve. Con il Monviso alla nostra sinistra. E qua il picco del Colle dell'Agnello, il confine fra Francia ed Italia. Guardate che magnificenza. Eccoci. È pieno, ragazzi. Esatto, ci mettiamo anche noi con la moto in Italia. E voilà. Top 5 si apre con una strada austriaca posta a 2750 metri, Kaunenthaler Gletscherstrasse. Si trova nello Stato federale del Tirolo, lunga 26 km, attraversa il ghiacciaio Kaunenthaler, da cui prende il nome, ed è a pagamento. Non l'ho mai visitata. Una località leggendaria che toglie il fiato una volta in cima. Si prende però la medaglia di legno con il quarto posto a 2758 metri di altezza per questo colosso che collega Lombardia e Trentino, lungo 26 km, pendenza massima 12%, come gli altri è soggetto a chiusura invernale da novembre a maggio, uno dei luoghi da vedere almeno una volta nella vita. Signore e signori, il passo dello Stelvio. Sul terzo gradino del podio sale il Col de l'Iseran in Francia, 2770 metri, il valico più alto d'Europa, asfalto, sì, perché le prime due posizioni sono occupate da strade asfalto senza sbocco, non sono valichi. Col de l'Iseran è lungo 79 km e mette in collegamento le valli dell'Arc e quelle dell'Isère. Ha una pendenza massima del 10% e anche questo è soggetto a chiusure invernali ottobre-maggio. È un paesaggio bellissimo, ma secondo me meno bello di tanti altri che abbiamo visto. Poi noi siamo arrivati qui in un 15 di agosto molto piovoso e freddo. È stato comunque una conquista perché è il valico asfaltato più alto d'Europa. Ed eccoci arrivati al secondo classificato, la Cima Bonnet in Francia, 2802 metri. Ci arriva una strada secondaria che parte dalla cima del passo a quota 2715, percorribile da maggio-ottobre. È uno dei luoghi che spero di visitare in questo 2024 perché affascina ed incuriosisce per la sua fama tra i motociclisti. Col de la Bonnet, 2802 metri, Francia. In prima posizione, ragazzi, si colloca a 2830 metri una strada asfalto incredibile che sfiora un ghiacciaio perenne. Si tratta del Ozaler Gletscherstrasse in Austria, che ho visitato, e trovate il video sul canale. È un'emozione.
La strada asfalto più alta d'Europa, di quelle aperte al traffico, lunga 16 km, collega Solden con i ghiacciai perenni di Rettenbach e Tiefenbach, aperta nel 1972. E la strada dell'Otzaler Gletscherstrasse si colloca al secondo posto generale tra le strade asfaltate più alte d'Europa, venendo preceduta dal Pico de Veleta in Spagna, che però non è aperta al traffico e non è completamente asfaltata. Più alte non significa sempre più belle. Per le più belle farò presto un'altra classifica, se vi va scrivetemelo nei commenti. Un saluto, al prossimo video. Ciao ragazzi!